Prima di tutto, buongiorno. Io sono Roberto Marcatti, sono il curatore di un progetto di sostenibilità per conto dell'associazione no profit H2O. Oggi qui con me c'è anche il presidente dell'associazione H2O, che è Cinzia Concari, che è seduta tra voi, che poi chiamerò giustamente a intervenire quando mi dimentico qualcosa o quando soprattutto lei ha delle cose più importanti di me da comunicarvi. E quando ho conosciuto le due giovani ragazze e colleghe che ci hanno invitato a partecipare a questo workshop, a questo laboratorio, noi gli abbiamo detto che venivamo quasi da un altro mondo. Da altro mondo, perché è vero che voi poi lavorerete su quello che riguarda la prototipizzazione con delle macchine avanzatissime 3D con materiali alternativi. Ma dato che noi invece ci occupiamo di progetti sociali e di design sociale, quello che vi vogliamo far vedere, e in un modo forse anche provocatorio vi vogliamo chiedere, se la professione del designer oggi è giusto che si occupi per l'ennesima volta di progetti e di prototipi legati al mondo dell'abitare, e quindi una nuova sedia, un nuovo divano, una libreria, cioè queste cose qua, o se invece è meglio che sterzi completamente i propri interessi e vada a operare su dei progetti di più ampio respiro, dedicato a popolazioni che hanno altri bisogni e soprattutto che si occupino del mondo del sociale e della sostenibilità. L'associazione H2O è un'associazione che a 360 gradi cerca di capire se e in che modo la cultura del progetto può occuparsi di sostenibilità di una risorsa come l'acqua. Dovete sapere, ma sembrano dati banali o stupidi che vi sto dicendo, in questo, 2/3 del nostro pianeta è ricoperta d'acqua, ma l'acqua che c'è è salata e solo lo 0,001 è acqua dolce. Nel contempo di solo 100 anni, cioè dal 1900 adesso, da 2 miliardi di persone presenti sulla Terra siamo diventati a oltre 7 miliardi. Sono cambiati tutti i paradigmi, la, diciamo così, questione sociale a discapito delle popolazioni più povere è aumentata in un modo stratosferico, la disparità e la disuguaglianza sociale è aumentata più in determinati paesi che in altri, e soprattutto la cosa più incredibile è che oggi più di 1,7 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua. Questo per farvi capire che poi alla fine l'acqua è un problema che ha scatenato in tutti questi anni interessi economici. Non c'è una società, una multinazionale dell'acqua che abbia i bilanci in rosso, ha scatenato guerre. Un grande inviato e giornalista del Corriere della Sera, che con noi collabora da tanti anni, anzi siamo noi che collaboriamo con lui perché lui è un po' più anziano di noi, che si chiama Ettore Mo, un giorno ci ha detto: aprite l'Atlante e guardate dove ci sono le guerre, mettete una X e vedrete che nei dintorni c'è un corso d'acqua. Quindi in Egitto col Sudan sul Nilo, tra Israele e Palestina, non è solo una guerra di religione ma è una guerra dedicata all'acqua. In Cina, con tutte le varie trasformazioni delle dighe e il cambiamento dei corsi d'acqua del fiume Giallo, è una guerra sociale anche quella, e così via in tanti altri paesi. Per cui fondamentalmente bisogna avere l'accortezza e l'intelligenza di guardare questa risorsa come se prendete un cannocchiale e ogni tanto girate il cannocchiale, vi sembrerà o di avvicinare o di allontanare questo tipo di cose. Uno dei concetti che a me piacerebbe con voi poi parlare anche dopo è proprio questo. Un amico e un collega che si occupa anche lui di sostenibilità, che si chiama John Takara, che noi abbiamo incontrato più volte sia a Milano che a Venezia che a Londra, e che proprio anni fa, il libro è stato tradotto in una versione tascabile più piccola dalle Mandi, ma la sua vera versione in inglese è molto più esaustiva, che si chiama In the Bubble, aveva iniziato a ragionare sul fatto che l'impatto ambientale dei prodotti, dei servizi e dei sistemi viene determinata all'80% nella fase di progettazione. Quindi questo cosa vuol dire? Che la figura dei
designer, degli architetti, degli ingegneri, hanno una grande responsabilità, perché se poi alla fine l'80% anche dell'inquinamento viene determinato in fase di progettazione, perché chi progetta progetta male, il nostro è una responsabilità sociale enorme nei confronti dei consumatori, ma soprattutto di un ambiente globale che continua a comprare e non più riparare nulla. Io vi sto facendo vedere volutamente questa presentazione perché l'acqua poi viene usata per tutto. Quindi l'acqua e il business. Noi come associazione abbiamo raccolto qualcosa come 500 bottiglie d'acqua che arrivano da tutto il mondo. L'ultima è questa qua che abbiamo trovato, dove c'è scritto sete di design, e l'abbiamo portata volutamente oggi qua a farvi vedere. Perché fondamentalmente l'acqua è uno dei più grandi business. Voi pensate che, banalmente, pigliamo questa come bottiglia che viene venduta nei bar a 1 euro, no? Anche all'aeroporto di Brindisi tu metti la monetina da 1 euro e ti dà la bottiglietta, ma in realtà, a parte lo straguadagno dell'azienda, la Nestlé, la Ferrarelle o quel diavolo che sono, è che io vi faccio l'analisi di questa bottiglia. Questa bottiglia non è così, voi sapete che non è così questa bottiglia come voi la comprate, cioè questa è questa, e che non è una provetta per fare gli esami delle urine o del sangue, è questa cosa qua che viaggia in giro per tutto il mondo in delle enormi casse, eccola, viene messa in una macchina, visto che parliamo di tecnologia, viene gonfiata a caldo, viene purificata, dopodiché c'è un'altra macchina che la gira e viene riempita. E questa è quella piccola, e questa è quella da 1,5 litri. Solo che queste cose qua, per farle ci vuole petrolio. Per cui fondamentalmente la cosa che è incredibile è che noi, per usare una similitudine, per abbeverarci poi andiamo a prendere delle risorse che poi alla fine nel pianeta sono inquinanti. Ma la cosa più incredibile è che di tutto questa, di questo famoso euro, la parte che costa di meno è proprio l'acqua. Cioè, l'acqua costa 0,0001 centesimo di euro. Tutto il resto è etichetta, tappa, la bottiglia, il trasporto, la commercializzazione, Del Piero, la chiabotto e l'uccellino che dice che devi fare tanta pim pim. Quindi questa è la logica. Davanti a questo tipo di cosa qua la gente dovrebbe riflettere, nel senso che, ma effettivamente noi dobbiamo comunque bere l'acqua in bottiglia o possiamo farne a meno? Poi ognuno di noi si trae le proprie conclusioni. Fondamentalmente, sia la dottoressa Concari e io ci siamo sempre chiesti come mai sulle bottiglie c'è una data di scadenza. Ci avete mai fatto caso? Sulle bottiglie dell'acqua c'è una data di scadenza. Cioè, perché c'è una data di scadenza? Quindi vuol dire che in qualche modo è stata manipolata la fonte, perché se fosse come l'acqua del rubinetto, tu non è che quando apri il rubinetto ti viene fuori un messaggino scritto guarda che se non la bevi entro 3 mesi ti viene la diarrea, no? Cioè, l'acqua del rubinetto è corrente, è potabile e quindi la puoi usare e bere in qualsiasi tipo di momento. Questa no, quindi vuol dire che qualcuno, e hanno avallato i vari istituti farmacologici e farmaceutici, la possibilità di vendere una cosa che ha una data di scadenza, quindi ha lo stesso termine dello yogurt, ha lo stesso termine della Coca-Cola o di qualsiasi altra bevanda che viene manipolata al momento del suo imbottigliamento. E quindi questa è una delle riflessioni. Poi in Italia, giustamente, dove noi non ci facciamo mancare nulla, siamo rimasti senza soldi, siamo l'ultimo paese della Comunità Economica Europea, siamo quello che compra meno libri di tutti, però abbiamo 280 marchi di acqua minerale. Ve ne dico alcune così vi rendete conto. Normalmente portano tutti il nome di un santo, perché è associata, visto che abbiamo qua, parlavo prima con delle persone che fanno anche comunicazione, normalmente è associata al nome di un santo perché così la fonte è pura. Quindi abbiamo Sant'Antonio, Santa Caterina, San Pellegrino e via dicendo, fino ad arrivare all'ultima che abbiamo trovato in Sicilia, che è l'acqua del paradiso, perché così le raccoglie tutti, cazzo, e abbiamo risolto il problema.
E quindi questo è anche un altro dato, no? Poi vedo che ci sono anche delle altre persone, ne abbiamo qualcuna anche per loro, dove fondamentalmente quando abbiamo raccolto queste bottiglie, di cui c'è questa collezione che abbiamo in giro, che abbiamo raccolto anche delle bottiglie quando siamo stati in India. E la cosa più incredibile è che là no, magari non adopera il nome dei santi, però la fonte si chiama Himalaya. Per cui cazzo, l'acqua arriva giù da là, più pulita di quella, non è possibile. Peccato che poi il proprietario della fonte dell'Himalaya è un certo signor Tata, che ti vende le macchine e cerca di farti costare la benzina pochissimo, però se compri un litro di acqua della sua fonte Himalaya costa 10 volte di quanto costa un litro di benzina. Allora uno dice, ragazzi, è più importante che io compro un litro di benzina e muoio dei gas atmosferici che ci sono, oppure compro un litro d'acqua? Comunque questo segue tutto un altro ragionamento. Design di tutto e di più, perché poi alla fine, oggi il design cos'è? È comunicazione, è grafica, è cibo. Veniamo da una roba dove ormai tutto è cibo, i grandi chef, è tutto design del food. È tutto. A Milano ci sarà un expo che parla solo di cibo, e quindi il mio amico Remo Butti da Firenze diceva, per l'appunto, è come la televisione, è un contenitore dove c'è dentro di tutto e di più. Non so se sia giusto, perché ormai con Cinzia stiamo andando in giro nelle città addirittura a fotografare tutte le insegne e tutte le pubblicità dove c'è dentro la parola di design. C'è la Design Week, ci sono le scuole di design, c'è il salone del design, c'è, per non andare nelle leggende dei film, c'è il lighting design. C'è quello che si occupa di design dei capelli, perché non si chiama più parrucchiere o coiffeur. L'ultima che abbiamo visto è a Milano, ma non ce l'ho qua, ma se volete ve la mando, una catena di negozi in franchise che si occupa di apparecchiature medico-dentali, dove ha usato la parola design per dire il design del tuo sorriso o una cosa di questo genere. Per cui effettivamente stiamo arrivando a qualsiasi tipo di cosa più allucinante, che forse non ha a che fare strettamente con quello che dovrebbe essere la nostra professione. Ma secondo noi l'acqua è anche cultura. Qua ci sono una serie di copertine di libri, di cui uno, un paio, noi siamo particolarmente legati. Uno è quello in alto, questo qua, che si chiama Design for the Real World, perché è un libro che è stato scritto negli anni 70, da un signore, un pazzo, un visionario, che si chiamava Viktor Papanek, che prima degli altri aveva iniziato a ragionare, dal titolo, il design per un mondo reale. E quindi potete immaginare, nel 70 l'ha scritto, ma c'è una piccola edizione della Mondadori, degli Oscar Mondadori, che non è più stata pubblicata, tradotta in italiano, ma chiaramente, come succede in tutti i libri che vengono tradotti, il libro, se avete la possibilità di esiste invece su eBay e su Amazon, ancora scritto in inglese, se ne trovano delle copie, non costano cari, però se avete la possibilità di comprarle e di leggerle, vi renderete conto che è molto più attuale adesso che non 40 anni fa di quando è stato scritto. E quindi questo dà già l'esempio di come uno che è un visionario e capisce che nel tempo ci verrà fuori un grande problema, possa scrivere e documentare tutta una serie di pratiche. E l'altro libro che secondo noi è molto importante è Dalla culla alla culla. Forse noi tutti ci dimentichiamo che il primo rapporto che abbiamo con l'acqua è nel grembo materno, col liquido amniotico. Per cui noi siamo fatti d'acqua. Il 70% del corpo umano è acqua. Per cui forse fondamentalmente bisogna reinventarsi anche un rapporto con questo liquido e con questa risorsa ambientale, e lo si ha solo o studiando o solo attraverso una pratica di progettazione consapevole, condivisa e soprattutto sostenibile. Il mio amico Philip Stark, che è un marpione di quelli di prima categoria lusso, dopo tanti anni che l'ho chiamato nel primo libro, nel secondo libro, gli ho detto: senti, adesso, questa è una frase del libro che è stato pubblicato nel 2008, per cui è già quasi diventato vecchio questo libro, però è l'unico libro che, dato che abbiamo fatto una guerra
Cinzia e io, affinché andasse sul mercato a 10 euro ed è rimasto a 10 euro, gli altri sono scomparsi dal mercato. Questo viene chiamato in gergo un long seller, cioè un libro che va sempre bene, e quindi ancora sul mercato a 10 euro. Gli avevo chiesto: scusa, mi dici, mi dai una tua nuova definizione del design oggi? Cioè quelle che mi hai dato prima le ho pubblicate, ma avevano un senso. Adesso siamo nel 2008, e lui mi dice: chiedo scusa per tutta la spazzatura che ho creato in questi anni con i miei prodotti inutili. Il più inutile di tutto è quello che ha disegnato per l'Alessi, il famoso spremiagrumi con le tre zampette, che è diventato l'icona degli anni Ottanta. Cioè, in tutte le case, se non avevi visto benedetto spremiagrumi, eri tagliato fuori. Cioè, non eri nell'elite che capiva cos'era il mondo del design, perché nelle cucine nessuno l'ha mai usato. Perché se lo provate a usare, a spremere un arancio spruzza la roba da tutte le parti, è completamente inutile. Però io dico sempre che certe persone, e Philip Starner è l'esempio più lampo, cioè cadono sempre in piedi. Oggi l'Alessi quel prodotto lì non lo vende, cioè già non lo vendeva per spremere gli agrumi prima, adesso non lo vende più neanche ora, ma viene usato come oggetto relazionale. Uno dice: che cazzo vuol dire oggetto relazionale? L'oggetto relazionale vuol dire che tre quarti degli psicologi e gli psichiatri italiani, quando devono iniziare ad avere il primo contatto con un nuovo malato cliente, tirano fuori questa cosa e questo dice: ah, ma l'ho visto, ce l'ho anch'io a casa, c'è la mia mamma, c'è la mia sorella. Allora lì inizia a rompere il ghiaccio, per cui quasi tutti gli studi degli psichiatri hanno la chaise-longue di Le Corbusier, dove fanno adattare il loro malato, un paziente, e questo benedetto cosa. Allora io ho fatto un calcolo, ho detto: quanti psichiatri, quanti psicologi ci sono nel mondo? Stark naturalmente cade sempre in piedi, perché già prima non lo adoperavano per spremere, adesso lo adoperano per questa roba. La terza avventura, vediamo per che cosa potrebbero adoperarlo. Chissà mai diventa un oggetto del desiderio, un toys del sesso, non lo so. Però di Stark c'è da, come posso dire, stupirsi di tutto. Questi sono un po' i dati che vi dicevo prima, no? Cioè, due terzi dell'acqua, il pianeta, però poi la gente non sa o non conosce bene che fondamentalmente c'è tutto un discorso dell'acqua nascosta. Cosa vuol dire? L'acqua che serve per produrre i prodotti, che essi siano cibo o che essi siano indumenti o qualsiasi cosa che ci circonda. Perché qua ne abbiamo rappresentati con Cinzia una serie del tipo: per fare un litro di benzina, che poi anche questo, no? Ci continuano a bersagliare, finirà il momento degli idrocarburi, non avremo più la benzina. Ma gli arabi, che ce l'hanno sotto il loro sedere da quando sono nati questi benedetti, sanno esattamente quando finisce la benzina. Non è a caso che la loro flotta aerea da turismo è la più bella e la più grande di tutto il mondo, perché il loro progetto è che quando finirà il petrolio loro avranno un'economia legata al turismo, e già da adesso si sono comprati l'Italia, hanno Etihad, hanno l'altro, come si chiama l'altra compagnia aerea araba, come si chiama, se non mi ricordo, Emirates, hanno tutto. L'ultimo dei loro problemi è il discorso della benzina. Però per fare un litro di benzina ci vogliono 10 litri d'acqua. Detto che però nessuno lo dice e l'acqua finirà prima della benzina, tutto questo discorso a noi personalmente, come associazione, a me come progettista, mi interessa moltissimo, perché tutti continuano a spingere: cambiate la macchina, prendiamo la macchina che consuma di meno. L'ultima bufala che avevano fatto, infatti la BMW si è ritirata, facciamo la macchina a idrogeno. Ho capito, ma l'idrogeno è a base d'acqua, se l'acqua finisce prima della benzina, di cosa stiamo parlando? Cioè, ci vendete le macchine che fra 10 anni non avremo più modo di adoperarle perché non ci sarà più l'acqua? Il punto di picco dell'acqua è nel 2030. Il punto di picco della benzina è nel 2055. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di un problema che non esiste. Cioè, giusto per infarcire la gente di un sacco di robe, ma che all'atto pratico invece ci dovrebbe interessare di più quando finisce l'acqua. Come per esempio per ragionare che per fare un chilo di limoni ci vogliono 1000 litri d'acqua, o per fare un chilo di grano ci vogliono 1500 litri d'acqua, o che per fare un chilo di carne, il classico arrosto che vi prepara la vostra mamma, ci vogliono, scusate, 15.000 litri d'acqua. E la cosa più incredibile, visto che ormai i voli sono diventati tutti low cost, alla portata di tutto,
Gli aerei sono fatti in alluminio e per fare un chilo d'alluminio ci vogliono 100.000 litri d'acqua. Per cui capite che la disparità rispetto all'uso, perché gli italiani sono i terzi al mondo nel consumo dell'acqua. Prima ci sono gli americani, secondi ci sono i canadesi e terzi sono gli italiani. Per esempio, voi sapete pro capite quanta acqua consumate ogni giorno? Domanda da 1 milione di euro. Gli italiani consumano pro capite una media di 370 litri d'acqua al giorno. Ok? I canadesi 500, ma tanto loro ce l'hanno, c'è tutto il circolo polare artico, poi c'è la regione dei grandi laghi. Gli americani 700 e passa. Questi fanno andare l'aria condizionata mattina, mezzogiorno, sera, d'estate, d'inverno, d'autunno. In qualsiasi momento vai in America, anche a dicembre, c'è l'aria condizionata che funziona, esci dagli alberghi, orientati, ti sempre delle broncopolmoniti. Per cui capite che è un problema, cioè se moltiplicate questi consumi per la popolazione che esiste, è una cifra abnorme di litri d'acqua. Poi sapevo che anche qua dovevano aprire l'IKEA qua vicino, no? A Cavallino. E questo è un altro folle, furbo, che dice il design alla portata di tutti è la nostra follia. Io ci vado all'IKEA, vado, c'ho anche la tessera loro, la family, quella che da... Ma ci vado sempre con uno spirito critico per andare a vedere cosa fanno. Perché penso che se da una parte sono bravi, perché sono riusciti a distruggere il sistema di vendita e di distribuzione del nostro design italiano attraverso i loro negozi, cioè se tu vai all'IKEA trovi dal medico all'operaio, dal chirurgo all'ingegnere, che sa che se va là dovrà comunque andare in mezzo agli scaffali a caricarsi la roba, comunque caricarselo sulla macchina, comunque portarselo a casa, farsi un mazzo così per trasportarlo dalla macchina su in casa e comunque deve montarselo. Se poi vuole usufruire dei loro servizi, alla fine costa meno il prodotto, ma tutti gli altri servizi vengono pagati in un modo, come dire, non concorrenziale, ma anzi con dei parametri come quelli di uso commerciale. Se tu vai in un negozio di arredamento italiano, la prima cosa gli dici, chiaramente me lo consegnate, chiaramente la posa in opera è compresa nel prezzo, per cui ha travasato questa cosa, per cui non so se poi quello che fa l'IKEA è veramente design alla portata di tutti, o se sei circondato da una come un bambino dentro in un negozio di giocattoli, alla fine tu vai, anche se non hai bisogno di nulla, comunque esci poi con le forbici, che ne hai già 5 un paio a casa, con le pentole, che non so, neanche fosse uno chef da ristorante, che c'è 2000 pentole a casa, o questi benedetti cuscini che non sai più dove metterli. Allora, forse fondamentalmente vi dico questo perché anche per fare quei prodotti lì c'è bisogno dell'acqua. E quindi forse c'è da ragionare su un ambito molto più vasto. L'acqua e l'ufficio, questo pazzo scatenato aveva pensato, anziché di avere i divisori che dividono nei workstation dei vari uffici americani, degli acquari. E quindi i pesci potevano vagare da una parte all'altra e questo esperimento che è stato fatto aveva influito in modo positivo per coloro che lavoravano, perché non solo vedevano coloro che stavano dall'altra parte della scrivania, perché di solito viene proprio chiusa la vista, ma perché fondamentalmente poteva servire per attaccarci i post-it, per mandarsi, e poi soprattutto ogni tanto avevano un momento di relax nel guardare i pesciolini che correvano avanti e indietro, addirittura ognuno riconosceva il proprio pesce. Questa è una roba folle, ma ve l'ho fatta vedere proprio come esasperazione. Questo è stato un grande designer, un grande architetto, che era un mio professore all'università, dove quando gli chiesi cos'era il design, lui mi disse che il design non doveva essere considerato una nuova disciplina, ma piuttosto l'adeguamento metodologico e l'operazione e integrazione della progettazione tradizionale alla nuova realtà della produzione e del consumo. Perché noi alla fine ci dimentichiamo che alla fine del nostro lavoro c'è sempre un fruitore o un consumatore. Quindi se noi abbiamo lavorato bene, i fruitori e i consumatori vivono in un certo modo. Se abbiamo lavorato male, assistiamo oggi a quello che succede.
sia nell'ambito dell'architettura sia nell'ambito del design. Allora ritorno a dire, l'aspetto dell'architetto e del design è una funzione sociale, non la paragono tanto quanto a un medico o a un chirurgo, però svolge una funzione sociale, perché anche gli apparecchi e le strumentazioni che vengono messe dentro le sale operatorie sono progettate. Per cui noi nel nostro lavoro non dobbiamo mai dimenticarci di questo e non dobbiamo mai dimenticarci che al 95% dei progetti e dei prodotti che vengono realizzati hanno bisogno di acqua. Quindi questo è proprio un corollario che segue tutta questa nostra presentazione. Che dire, di questi si commentano da solo, ragazzi. In America consuma 2150 metri cubi di acqua pro capite, in Nigeria 40 metri cubi, lo dice da solo. In Italia sono 1200, la metà di un americano, per cui capite che è una situazione insostenibile questa. Per cui non c'è neanche da stupirsi, perché poi tutta una serie di persone o tutta una serie di popolazioni migrano verso altri paesi. Tra l'altro buona parte di questi problemi e del reperimento dell'acqua è a carico delle donne e dei bambini. E questo introduce un altro problema, quindi il problema della donna che si occupa di tre cose fondamentali: mettere al mondo dei nuovi figli, dar da mangiare e procacciare. L'uomo fondamentalmente in certe culture vive ancora in una situazione sbagliata ma privilegiata. I bambini in India, noi abbiamo avuto questa fortuna di incontrare nei nostri percorsi uno scrittore francese, spero che voi lo conosciate, che si chiama Dominique Lapierre, che è quello che ha scritto il libro La città della gioia, che è un nostro, come posso dire, amico, che ha scritto dei pezzi per noi sui nostri libri, che dice: il grande imbarazzo l'ho avuto quando sono andato a Parigi a spiegare cosa voleva dire l'acqua per i bambini nella scuola di mia nipotina, perché i bambini indiani, che si vanno a raccogliere il doppio del loro peso, perché è loro il compito di andare alla fontana, hanno tutti problemi con la spina dorsale, perché chiaramente trasportano di più di quello che gli consente il loro corpo. O in Africa, dove le donne, per andare a prendere l'acqua, e dopo vi faccio vedere che tipo di acqua, che se la beviamo noi ci ricoverano tutti all'ospedale qua di fianco, devono fare 6 km a piedi in andata e 6 km al ritorno. Quindi capite che non è una cosa così semplice. Sempre il nostro amico John Takara introduce un altro concetto, che è un po' quello che sta succedendo se voi vedete le pubblicità della macchina. Questo l'ha detto prima del 2005, siamo oggi nel 2014. Usare senza possedere. Le pubblicità delle macchine cosa vi dicono oggi? Ci paghi metà della macchina, ti facciamo fare tutti i tagliandi gratis, ti paghiamo noi anche l'assicurazione, poi fra 2 anni decidi se tenerla o restituirla. Quindi tu non sei proprietario di quell'automezzo, il proprietario è sempre la casa madre che la produce e che te la dà incomodato, diciamo così. Quindi questo concetto di usare senza possedere potrebbe funzionare se ci fosse da parte delle aziende, e questo è un concetto, di avere delle macchine, le lavastoviglie, la Philips lo fa, la Samsung lo fa, che dovrebbero durare di più, perché oggi il problema è che questa cosa qua dura la media di 18 mesi, dopo 18 mesi si rompe. Io ne rompo anche prima, e questo sta già subendo un successo, perché ha più di 18 mesi, però fondamentalmente ci hanno le rotture programmate, così le macchine, così le lavatrici, così i frigoriferi, dopo un tot numero di ore di lavoro cessano. Normalmente ti chiedono all'Unieuro, alla media, vuole fare l'integrazione di garanzia? Tu gli dici, perché mi prendi per scemo, cioè mi fai pagare 100 euro in più, tanto questo se rompe lo stesso, cosa faccio? Allora, il problema reale è proprio questo qua, cioè capire e sapere che è vero che questo tipo di nuovo concetto dell'usare senza possedere potrebbe ridurre l'hardware sulla nostra vita di cittadini globali, ma bisogna capire se poi le aziende sono veramente serie e se effettivamente applicano un concetto per cui quelle macchine che poi ritirano dopo 2 anni stanno ancora sul mercato, o se vanno distrutte, perché se vanno distrutte siamo addirittura all'iperconsumismo del consumismo, perché non si ripara più niente. Vuoto al rispetto dell'India, noi siamo stati a Mumbai a ragionare in un momento molto particolare,
all'Indian Institute of Technology di Mumbai, con una mostra per più giorni, con un workshop internazionale, ma per noi diventava difficile, italiani, andare a ragionare con una enorme popolazione dove per primi loro non hanno firmato il protocollo di Kyoto della missione della riduzione delle emissioni di gas tossico e di rispetto delle risorse, no? Però la grande cosa che ci ha fatto come posso dire, riflettere in questo enorme campus universitario è che tutti gli studenti che erano lì ci hanno detto: è vero, forse il nostro paese sta sbagliando, ma noi siamo la futura classe dirigente e noi sappiamo esattamente cosa potremmo scegliere per il meglio non solo del nostro paese, ma per il rispetto delle risorse ambientali. E questa cosa ci ha fatto ben sperare, perché se un paese come l'India, ma c'è anche la Cina, c'è anche il Sud America, hanno gli stessi problemi, una volta venivano considerati paesi in via di sviluppo, adesso sono loro che detengono lo sviluppo e noi che subiamo, però fondamentalmente sono anche tra i paesi più inquinatori della Terra. Allora forse, visto che adesso hanno l'economia per poter... Un conto se tu non hai le economie e non puoi decidere. Adesso loro hanno le economie per decidere se prendere una strada e andare avanti a fare un disastro ambientale, o se invece iniziano a dire: ok, adesso abbiamo l'economia, possiamo andare da lavorare, possiamo ragionare e possiamo anche mettere in atto delle procedure di salvaguardia ambientali, a partire dall'acqua, a finire con l'ossigeno che respiriamo. Eccolo qua, questo è un estratto di una delle pagine del libro. Dice: il pensiero ecologico oggi può fornire la più rilevante sintesi di idee che ci sia stato dopo l'illuminismo. Può aprire prospettive per una pratica che possa veramente cambiare l'intero paesaggio sociale dei nostri tempi. Come vedete sono anche i pensieri, voglio dire, enunciati molto semplici, ma contengono un concetto di professione globale legata alle risorse dell'acqua e legata ad un cambiamento radicale della nostra professione. Questo è il tipo dell'acqua che c'è in giro quando si beve dalle pozze in Africa o quando si beve da situazioni particolari. Ripeto, se noi oggi bevessimo quell'acqua lì siamo tutti ricoverati. Questo era un altro mio professore, sempre all'università a Milano, dove dice che il design non è il tentativo di progettare un rapporto tra industria e design. Il design è il tentativo di progettare un rapporto tra l'industria e la società. E dato che la società è perennemente in cambiamento, il designer deve essere così capace e così attento di precedere il cambiamento. Perché se non lo precedi, lo subisci. Allora i grandi designer sono sempre stati, i grandi architetti sono sempre stati capaci di precederlo il cambiamento e poi cavalcarlo. Se non hai questa visione è meglio che forse fai un altro lavoro. L'acqua e la religione è uno dei temi che mi stanno molto a cuore e che tante volte discutiamo con Cinzia. Perché noi la prima cosa dopo che siamo nati, usciamo dal grembo materno, ci portano in chiesa e ci battezzano, no? Per altre culture, altre religioni, i musulmani si lavano prima di entrare in moschea. In India si immergono nel fiume per purificare non solo il corpo ma l'anima. E quindi in Giappone, dove andremo perché partiremo a dicembre per un giro di promozione di questo progetto, faremo Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, in tutte le università, andremo a ragionare su un rapporto molto più intimo e molto più stretto dei giapponesi con l'acqua. Per cui c'è proprio un mondo a parte che lega l'acqua e le religioni. E bisognerebbe essere capaci anche lì di intuire, di precedere, di capire, di lavorarci su questo tema, perché è un tema enorme. Pensate solo alle scritture della Bibbia, dove dice il grande diluvio universale e Mosè che prepara l'arca. Non si sa se poi l'arca è stata veramente ritrovata dal Tigre Eufrate, se questa cosa è vera, se questa cosa è solo una parabola, se ci sono delle situazioni diverse, no? Però questo è. L'acqua è la decrescita. L'acqua è la decrescita perché, come dicevo prima a loro che erano qua con me, ma è giusto che noi continuiamo ad andare avanti a produrre in modo
sconsiderato e senza nessuna cognizione, o è meglio fermarci a riflettere se è meglio produrre per altre cose, per altre popolazioni, per altre urgenze, per altre necessità? Se Aslatush è, diciamo, il guru indiscusso internazionale della decrescita. Ci sono una serie di piccoli libri che costano anche poco, editi da Bollati e Boringhieri, quindi potete anche comprare 8 euro, 10 euro, 12 euro, che si possono leggere, e quantomeno potete, come potete intuire alcuni messaggi, alcuni diciamo, di concetti che lui propone. In Italia, e questo sono molto orgoglioso di dirlo, c'è un architetto che da sempre ha fatto la decrescita. Alcuni di voi magari lo conosceranno, che si chiama Riccardo D'Alisi, è di Napoli. Ed è uno che fin dai tempi in cui ormai è in pensione, c'ha 84 anni, ma fin dai tempi in cui ha iniziato a essere docente all'università, alla Federico II di Napoli, lui ha iniziato ad andare controcorrente. Davanti al Senato accademico aveva fatto pubblicare un libro che era Progettare senza pensare. Potete immaginarvi che casino è venuto fuori. Ha iniziato a lavorare con i bambini di strada di Scampia e di robe, gli faceva fare delle robe incredibili con delle video installazioni di arco, questo negli anni 70, potete, cioè è stato proprio un precursore. Oggi questa sua, diciamo così, sua mentalità non è cambiata. C'è uno studio che è un casino, se voi avete la possibilità, io premesso. Mia madre mi ha sempre detto che da bambino ero un grande rompipalle, perché ogni volta che vedevo le robe gli chiedevo sempre il perché, no? Mi facevano vedere una cosa e dicevo e perché? E perché? Quindi nell'invecchiare io, mia madre non c'è più, mi ha detto non cambiare mai, rimani sempre un bambino curioso, perché solamente chi è curioso riesce a capire poi gli altri. E D'Alisi in qualche modo è più curioso di me, nonostante ci abbia 84 anni, perché lui comunque vive in un suo mondo astratto, vive in questo studio Il Vomero, che io vi consiglio assolutamente di andare a visitare finché lui è in vita, perché queste cose sono quelle cose che ti arricchiscono culturalmente e ti danno la possibilità di capire una visione di un uomo, prima di tutto, poi di un architetto, di un docente universitario, di un grande designer che ha vinto premi in tutto il mondo. Ha 84 anni, è partito 4 mesi fa, gli hanno dedicato una sua mostra antologica di 5.000 metri quadri a Pechino. E quando ce l'ha detto a me a Cinzia, gli ho detto, scusa Riccardo, ma cosa vai a fare? Cioè, come ti parli con loro? Tu non parli in inglese, non parli francese, non parli cinese, a malapena parli l'italiano, parli con noi in napoletano, ma come, cioè... E lui mi dice, oh, Roberto, ma con le mani, con i disegni io mi faccio capire. E c'aveva ragione lui. Poi lui è stato là 15 giorni, ha fatto un video della Madonna e cazzo, lui si è fatto capire. Lo vogliono ancora che torni là a raccontargli tutte le sue cose, perché lui mentre parla gesticola, avete presente un po' Totò? Che è un Totò un po' più grosso, che però parla con le mani, parla con i disegni, si fa capire, ti trasmette delle cose. Quando è venuto qua in Puglia, noi l'abbiamo portato a fare una roba con i bambini, io ho detto, questi lo massacrano. Questi 100 bambini adesso gli zompano addosso e lo uccidono, perché... Lui invece con il suo modo di fare gli ha detto prendete un foglio di carta, facciamo sta cosa, costruiamo una città ideale, ognuno costruisce la propria casetta, poi prendete la casetta, andiamo a attaccarla agli alberi del vostro paese e poi prendiamo un foglio di carta, facciamo il concerto con i fogli di carta riciclati. I bambini erano, ci sembrava di essere nel paese delle meraviglie, no? Perché gli facevano fare tutto quello che loro magari poi a casa non facevano, a scuola non facevano. Le amministrazioni comunali ci continuano a chiedere ma quando è che riportate Riccardo D'Alisi qua? E io ridendo gli dico insieme a Cinzia ma forse, cioè, bisogna dargli un tema, perché senza far niente non ci viene. Sabato scorso prima di arrivare qua in Puglia siamo passati da Napoli, dovevamo vederci la sera, non ci siamo visti perché era stanco, ci siamo visti domenica mattina presto. Quando lui è arrivato in studio, che ci eravamo dati appuntamento, è arrivato con un pacco di roba così sotto braccio, la sua giacchettina blu, arriva, ciao Roberto, ciao Cinzia, ti faccio vedere questi che ho fatto stanotte. Come hai fatto stanotte? Ho fatto questi disegni, e ha mollato là un pacco di disegni così che aveva elaborato
stanotte, sono un po' stanco, però ho fatto 100-150 disegni di queste cose, con i cavalloni, con l'acqua, dobbiamo pensare a un libro nuovo, dobbiamo pensare ai bambini per fare queste cose. Per cui poi io sono sempre convinto, e Cinzia che condivide con me anche queste cose folli che facciamo, perché noi potevamo venire direttamente qua in Puglia, invece ci siamo fermati da questo personaggio straordinario, perché è rimasto bambino. Cioè lui dà molto più importanza che un bambino gli dice, prende un suo libro, lo guarda e lui gli dice, cosa ti piacciono le figure di più? Gli dice, questa mi piace, questa no. Lui sai cosa va? Prende il libro, strappa la foglia, poi gli dice, c'hai ragione, era brutto, ne facciamo un'altra. Per cui tutto è relegato a questo tipo di cosa qua. Poi dopo c'ha ragione lui, cioè nel senso che poi riesce ad avere un rapporto con i bambini, un rapporto con le persone adulte, un rapporto con la cultura completamente diverso da quello più scientifico, più razionale, però è forse proprio attraverso questo tipo di conoscenza, questo tipo di cultura legata alla sostenibilità, legata all'umano, alla persona, legata al sociale, che riesci poi a instaurare dei progetti con una visione diversa. Perché poi l'acqua vuol dire anche democrazia. Questo siamo in Sud America, la gente si ammazza per l'acqua. Però, adesso vedete questa immagine qua, adesso ce n'è un altro, ve la faccio vedere, era l'immagine successiva, c'era un campesino che non ha l'acqua e dietro c'era il cartello da 3 metri per 6 della Coca-Cola. Quindi cosa succede? Cosa vuol dire? Che la democrazia vorrebbe dire assicurare l'acqua a tutti. Non c'è in nessuna Costituzione del mondo un articolo che dica che l'acqua è un diritto. Nelle Costituzioni del mondo c'è scritto che i governi si preoccuperanno di servirla, ma non ti dice che è un diritto. Tra il servizio e il diritto non siamo avvocati, ma passa una bella vagonata di cose. Questo per esempio è un progetto che è stato fatto per noi, per l'associazione che è stata regalata, e un grande studio che penso voi conosciate, che era De Pas d'Urbino Lomazzi, per intenderci. Sapete cosa hanno disegnato questi chiamati tre moschettieri? Vi bacchetto peggio dei miei studenti dopo. Questo qua è uno studio dei più grandi studi italiani, sono anziani, sono quelli che hanno disegnato. Adesso quando vi dico cosa hanno disegnato, vi dice la poltrona di plastica che si gonfia, che si mette in piscina. Blo, prodotta da Zanotta, l'hanno disegnata loro, ma l'hanno disegnata negli anni 70. Il guantone chiamato Joe, prodotto da Poltronova, che vedete in tutti i film americani, dove c'è la gente che si siede con questo grande guantone da baseball, disegnato loro. L'appendiabiti chiamato Shanghai, vi ricordate gli Shanghai giapponesi, che si apre così di legno, prodotto da Zanotta, l'hanno disegnato loro. E così via, hanno disegnato di tutto, barche a vela in cemento, allestimenti, i prodotti per quattr'occhio, Zanotta, di specchi, tutto hanno disegnato. Quando noi l'abbiamo chiamato, gli abbiamo detto, ma scusate, ma voi siete in tre, dato che siete chiamati tre moschettieri, non potete fare un progetto legato all'acqua che avesse un senso di risparmio? E loro cosa hanno detto? Ci hanno ragionato, hanno detto, cazzo, ma noi quando andiamo in giro per il mondo, negli aeroporti, nei bar, negli autobus, tu cosa fai? Fai la pipì, uomo e donna, poi esci, tiri la corda, esci e ti vai a lavare le mani. Ma se noi facessimo un servizio igienico che quando hai fatto la pipì ti lavi le mani, la stessa acqua che saponata con cui ti sei lavato le mani va a finire nella cassetta, tiri o schiacci il push button, il bottone per scaricare dove hai fatto la pipì, tu hai risparmiato, perché ogni cassetta del cesso tiene, a seconda della marca, tra i 12 e i 20 litri. Voi pensate solo su una rete autostradale di un autogrill, nei locali pubblici, negli aeroporti, nei musei, nelle scuole, quanti milioni di litri potrebbero essere risparmiati con un artificio semplice di questo genere qua. E quindi loro hanno fatto questo tipo di progetto, dicendo che ogni giorno, se fosse adottato questa cosa e messo in un locale, risparmierebbero 1.000.000 e passa litri d'acqua al giorno. O Renzo Piano ha costruito un aeroporto sull'acqua in 2 anni e mezzo. Questo aeroporto è un aeroporto bellissimo, è un aeroporto Kansai in Cina. Oppure un altro nostro amico che ha vinto un premio internazionale, che è l'Olcim Awards,
International nel 2007 ha pensato di fare un ascensore idraulico per Pompei, Amalfi, scusa, per Amalfi, dove in pratica ha messo in atto lo stesso progetto di Leonardo, cioè non è che si è inventato niente, l'ha preso come l'aveva fatto Leonardo, che l'aveva fatto per le chiuse, e l'ha trasferito in altezza, quindi riempi un serbatoio, l'ascensore sale, svuoti il serbatoio, l'ascensore scende. Amalfi è fatta tutte a scale, ecologico, sostenibile, l'acqua rimane sempre la stessa che sale e che scende, ha vinto il premio. Questa è l'India, questi sono gli slam indiani a Mumbai che abbiamo fotografato quando siamo stati là, e questa poi è la situazione, per cui capite che c'è un altro mondo che ha bisogno di altre cose. E allora torniamo al discorso di prima, è giusto che noi andiamo avanti a produrre, a pensare, a progettare, a far produrre degli oggetti che qui diventano invenduti, o è meglio che ragioniamo su dei moduli abitativi d'emergenza, di assistenza, delle situazioni dove la gente può andare effettivamente in bagno? Tre quarti delle situazioni in India non hanno ancora la fogna a cielo aperto. Ma non solo in India, ce n'è in Israele, ce n'è in Africa, ce n'è da tutte le parti, in Sud America, in Brasile. Allora forse bisognerebbe che nel nostro compito sociale di progettisti dovremmo andare a guardare forse delle altre cose. Addirittura un mio amico, che è fissato con la moda, aveva pensato di fare un vestito fatto d'acqua, e mano a mano che avevo seto strappavo queste sacche e me le bevevo. È ovviamente un'esasperazione, però fondamentalmente è per dimostrarvi che la gente messa di fronte ad un problema, poi la gente ci ragiona, poi la gente cerca trova una soluzione che possa essere realizzabile. Voi pensate, se questo tipo di sacchette a mo' di vestito fossero date a delle donne africane, non dovrebbero più farsi 6 km avanti e indietro, per esempio. O grandi architetture legate all'acqua. Spero che qualcuna di queste voi la conosciate, spero almeno. Una è la Falling Water, che è la casa più bella disegnata la casa sulla cascata, denominata da Frank Lloyd Wright nel 1936. Una casa straordinaria che è appena stata restaurata. C'è un bellissimo libro e un bellissimo video in rete, perché è una cosa veramente straordinaria. Poi c'è il Nemo di Renzo Piano ad Amsterdam, che è proprio sulla punta del porto, con questa grande parte del tetto che è completamente usufruibile. C'è questa grande scala che porta su e tutta la popolazione, i giovani studenti, tutto wifi, tutto wireless, la gente su parla, beve, chiacchiera, si connette, parla con mezzo mondo. Poi c'è un progetto utopistico, di Padra, che sono queste isole galleggianti, perché la gente in alcuni paesi non può più costruire, non c'è più spazio, e l'idea è quella di costruire delle mega città galleggianti che possono essere poi connesse e collegate alla terraferma. E poi c'è il Guggenheim Museum di Frangeli, che per me è il migliore ed è uno degli architetti più sognatori che ancora oggi sono in vita e che ho avuto la fortuna di poter conoscere di persona, perché quando ero un giovane studente appena laureato sono stato a Venice a fare lo sguattero, il tirarighe nel suo studio. Oppure quest'altra cosa assurda, l'ice bar a Dubai, che sono in mezzo al caldo, in mezzo al deserto, che si fanno l'ice bar tutto fatto di ghiaccio, per cui molto discutibile come scelta. Oppure il water bar, perché poi l'altra cosa è che, visto che abbiamo 280 di marchi d'acqua minerale, io non ci potevo credere quando siamo andati con Cinzia, siamo andati in Francia, a Parigi, da Colette, posto fighissimo, dove tutta la gente va là, e anziché servirti, come io speravo, la carta dei vini, con i loro vini francesi, il Beaujolais, lo Champagne, ti portano la carta dell'acqua. Non è possibile, ti portano la carta dell'acqua. Sì, la carta dell'acqua, c'hanno 70 acque minerali, e a seconda di quello che tu mangi viene fuori questo, chiamiamolo idrosommelier, perché si chiama così, e ti dice: ah, guardi, lei mangia il toast è fatto col prosciutto e
il formaggio, le consiglio un'acqua con poco sodio, magari con un po' più di calcio, quindi le consiglio la Perrier non gasata. Il problema è che quell'acqua lì la paghi come se tu prendessi una bottiglia di vino di Beaujolais, la paghi 20 euro. Allora, questi sono matti, questo è più fuori di testa, cioè dobbiamo sfatare queste cose, perché va bene il marketing, va bene vendere, ma così farsi pigliare per il culo, no, assolutamente. L'acqua ai social network, perché poi alla fine, se voi basta che digitate water, neanche acqua, H2O, sui motori di ricerca, è fuori di tutto, c'è un mondo. Anche lì poi bisogna capire se queste cose qui sono vere o sono false, o sono delle bufale, o sono solo... io quando ero con loro di Biodesert a Ostuni, c'era una signora ricercatrice che diceva che la cosa più bella che aveva visto in rete era questa roba, che per me è demenziale. Ognuno, siamo ancora in democrazia e bisogna accettare le opinioni anche degli altri. Era questa roba fatta dal sito della San Pellegrino, che vuol dire Nestlé. Capite che se una società, una multinazionale dell'acqua, per parlare dell'acqua e quindi venderti i suoi prodotti, ti fa un sito dove parla delle ricette, parla di questo e parla di quell'altra, vuol dire che tu stai mistificando quello che effettivamente tu mi devi raccontare. Cioè, dimmi com'è fatta la tua acqua, dove la prendi, quanti chilometri fai, se a chilometri, non dire che per usare l'acqua devi fare tutte queste robe qua, perché torniamo al discorso di prima, mi stai pigliando in giro un'altra volta. Però la signora ha detto che era un sito bellissimo, Io sono andato a vederlo più volte, ogni volta che vado mi viene un colpo al cuore, però queste sono opinioni diverse. L'acqua e la comunicazione, questo è un bellissimo prodotto, bellissimo prodotto, la gente va nei soliti locali pubblici, si deve asciugare le mani, in questo caso è il Sud America, un prodotto sudamericano, e mano a mano che tu tiri giù le salviette si annerisce lo spazio, cioè, e come se, dato che le salviette sono verdi, perché comunque la foresta amazzonica è il più grande luogo ancora sulla terra della biodiversità, è legata all'acqua, ci sono le cascate di Iguazù, cioè, è una roba straordinaria, mano a mano che tiri giù viene sempre più nera. È un messaggio subliminale, ovviamente, però di grande effetto. E questo tipo di progetto e di oggetto è stato poi acquisito dal WWF International per poterlo propagare in giro per il mondo. Capite che sono anche dei semplici, ed è quello che a me piacerebbe, sul quale voi iniziaste a ragionare e lavorare, possibilmente anche in funzione di questa nuova tecnologia delle stampanti tridimensionali 3D, poter modellare, perché tante volte non vale la pena ragionare su un mega progetto, su il nuovo bracciolo, il nuovo piedino del divano, il particolare di una libreria. Tante volte basta un oggetto come questo e tu hai completamente svoltato, sia a livello professionale sia a livello di notorietà, su un tema, un disegnato, devo disegnare un porta asciugamani di carta. Sì, perché col messaggio subliminale, con l'invenzione che hai avuto, l'intuizione, diventi interlocutore del WWF International e ti poni già ad un altro livello. Quello sotto, invece è fatto da un amico di scienze mio, che si chiama Paolo Ullian, è di Massa Carrara, e lui aveva fatto questa drinkable water card, che era una cartolina con dentro l'acqua. Noi abbiamo provato a spedirla, l'unico posto dove non è arrivata, perché l'hanno bucata, perché avevano paura di attentati e di abitanti, era in America. Dalle altre parti del mondo invece l'accettano, gli attacchi sul francobollo, gli scrivi con il pennarello indelebile l'indirizzo dell'amico, delle robe, e la cartolina con dentro l'acqua arriva. Noi come H2O, figurati, subito la prendiamo e la spediamo in giro da tutti gli amici in giro per il mondo, questa roba. L'arte è un'altra branchia incredibile, dove hanno sempre adoperato l'acqua. Qui ce ne sono degli esempi, nel Decoral Cemetery, con tante lapidi in mezzo al mare, in Olanda con questa vecchia barca ricostruita a mo' di vasca, delle installazioni fatte di ghiaccio
a New York e mano a mano che si consumano assumono un aspetto durante la giornata di cose diverse, delle grandi spazi aperti e pubblici e diventano con un grande video wall interattivi, perché la telecamera ti riprende e riflette la tua immagine sul video wall che a sua volta si riflette nell'acqua. A finire io ho messo una questione, chiamatemi nostalgico, Piazza Cadorna a Milano, dove c'è questa grande installazione, questa grande scultura di Klaus Oldenburg, che è fatta, si chiama Ago e Filo, dove una parte del filo viene fuori in mezzo all'acqua. La piazza è stata ristrutturata da Gaio Lenti e ha voluto questa sua collaborazione proprio con un grande artista dell'arte pop americana. L'architettura. Ci sono questi enormi grattacieli in giro per il mondo che, come posso dire, sono stati ispirati dai cerchi dell'acqua, dalle modalità in cui l'acqua si muove o dalla modalità in cui l'acqua prende la sua fisionomia. Alcuni addirittura si spostano a seconda del vento e delle correnti che vedete sotto dell'acqua, per cui lo stesso piano e la stessa veduta cambia all'interno del palazzo, perché è come se ogni striscia avesse un suo anello sul quale ruota in funzione del vento. È una cosa incredibile, no? E poi ci sono chiaramente anche dei messaggi che vengono lanciati da chi si occupa di comunicazione sul design: il fatto di risparmiare l'acqua. O chi, come dice, usiamo la lavatrice, aspira pure, ma alla fine ce ne stiamo lavando le mani col doppio senso, cioè non siamo all'interno della vera problematica. O chi, come un amico argentino, ha pensato di usare queste cose qua e di farle diventare dei prodotti. Si è inventato anche la macchinetta che le taglia, e quindi taglia a piccole striscioline tutte le bottiglie dell'acqua e le fa diventare queste cose qua. Gli fa diventare dei set, delle tovagliette all'americana, delle scope per pulire attraverso le amministrazioni pubbliche le strade della città, o delle piccole pochette da viaggio, oppure delle poltrone, delle sedie o un grande lampadario. Naturalmente il costo è il costo della persona che le taglia, perché il materiale non costa nulla. Oppure arriviamo all'alta tecnologia. Cos'è questa secondo voi? Cos'è? Vi aiuto, è della Philips. Non è uno stereo, non si ascolta la musica. Cos'è secondo voi? È una lavatrice. Una lavatrice che funziona attraverso la purificazione dell'acqua, attraverso le piante. Eccola qua. Questi sono i cestelli che vengono tirati su, eccole qua, no, non c'è, ma ha fregato un'immagine. Tiri sul cestello, metti dentro gli indumenti sporchi, lo rimetti giù, azioni come una lavatrice normale, e attraverso l'acqua che viene riciclata, come avete visto prima, dalle piante immerse. Sono i famosi progetti di co-housing. Anziché avere 20 lavatrici, questo è ogni cestello di una famiglia, e quindi la lavatrice in formato gigante dà la possibilità di lavare in un modo non inquinante tutti i panni di ogni famiglia. È della Philips Whirlpool questo progetto qua. Questa è la copertina del libro che vi dicevo prima. Eccola qua, me l'ha saltata, me l'ha messa. Eccola. Questo è il... Ho sbagliato io, me l'ha saltata, non devo metterla prima, l'ho messa dopo. E questo è l'affitto doccia di un giapponese. Cioè, lui ha studiato un modo per cui se tu metti questa cosa in casa, passi da dietro, attraverso c'è la sua doccia con la musica, una roba altamente tecnologica, ma l'acqua che viene usata per la doccia, anche in saponata, viene ripulita e rimessa in rete nella casa, per cui non così non hai mai un consumo. Questo è un libro che ho preso di recente e che mi ha fatto molto riflettere. Perché poi alla fine noi siamo circondati da oggetti, non tutti hanno, come dire, un utilizzo vero e proprio, ma sono
oggetti che magari ci portiamo dietro nei vari traslochi, nelle varie case, regalati dalle famiglie o dalla fidanzata, dalla moglie, dall'ex amante. Ognuno ha una serie di oggetti a cui è legato. E questi oggetti poi alla fine parlano di noi. Questo signore, che è uno psicologo, ha girato Londra, è riuscito a convincere in questo quartiere di Londra multietnico, e per 2 anni è riuscito ad andare nelle loro case, facendosele aprire, per un periodo continuativo e costante, e quindi ha raccontato queste 20 case, di queste 20 famiglie, ripeto, multietniche, bianchi, neri, già, cioè di tutto il mondo, e dove ognuno di loro gli raccontava a quali oggetti e perché quegli oggetti erano stati portati dalla loro cultura, dalla loro tradizione, cosa avevano comprato di nuovo, il perché di quella sedia, il perché di quella. E quindi poi alla fine ne fa un racconto antropologico su quello che poi sono gli oggetti veri, su quelli che, a prescindere dalle mode, dal tempo, dai colori, ma che poi la gente si porta dietro. Questa sembra una roba banale, però quasi tutto il marketing e il consumo invece è relegato ad altre regole. E allora nella mia testa era: ma la gente ragiona più sul fatto dell'utilizzo di quell'oggetto oppure sull'affettività che quell'oggetto gli trasmette perché ha passato con lui tanti traslochi, tante, oppure sulla forma, oppure perché è legato in particolar modo ad un concetto legato alla sostenibilità, al risparmio delle risorse, delle energie, o a che cosa? Perché questo implica un altro ragionamento su che cosa tu poi devi progettare. Dice: faccio un oggetto emozionale. Sì, ma serve? Boh, no, sì, non lo so. Faccio un oggetto che rimanga nel tempo. Qual è l'oggetto che rimane nel tempo? Non lo so, forse uno dei pochi che ci è riusciti, perché oggi le indagini di mercato ci dicono che i pezzi più venduti sono ancora quelli disegnati dai grandi maestri. Uno dice: ragazzi, ho fatto la roba, la nuova poltrona della mia amica Patrizia Urchiola, Fabio Novembre, ragazzi, il vostro architetto e designer per eccellenza, che si fa fotografare a Milano con la spina, con la roba di spine come Gesù Cristo e il camice bianco, il guru del design pugliese trasferito a Milano. Però ragazzi, i mobili più venduti, le sedie più vendute sono ancora quelle disegnate da Louis de Manderoe, Le Corbusier, Alvar Aalto. Allora dici, ho capito, questi sono tutti morti. Ho capito, sono morti, ma forse avevano quella visione e quella capacità di capire Jacobsen, che forse quegli oggetti lì sarebbero diventati degli oggetti icona non solo di tutto il Novecento, ormai siamo nel 2000 e forse ci riporteremo avanti ancora. Allora forse questa storia di queste cose che parlano di noi racconta un po' questo tipo di situazione. Poi io l'ho letto in un modo più, come posso dire, personale, per capire esattamente qual era il senso della cosa. Però ripeto, secondo me e Cinzia, forse il discorso che ognuno di noi deve sempre e continuamente aggiornarsi e leggere e capire quali sono gli spostamenti e quali sono, diciamo, delle analisi che persone che si occupano anche di robe visionarie danno e restituiscono alla cultura di tutti, è uno dei punti principali del nostro lavoro. Questa è ancora la fitodoccia. E questi invece sono due ragazzi dell'Università di Venezia. Uno dei problemi in Africa è quella della purificazione dell'acqua. Sapete che uno dei motivi e uno dei modi per purificare l'acqua è il sistema SODIS, cioè il sistema attraverso la luce solare. Solo che ci vuole tanto tempo, perché ci vuole in media 10-12 ore. E attraverso il sistema SODIS diciamo che il 90% degli agenti patogeni e batteri vengono azzerati. Possibilmente non come è stato fotografato qua in una bottiglia di PET, però questo è un altro paio di mani. Però lui cosa si è inventato? Dato che in Africa c'hanno tutta quella roba che riguarda tipo il Domopak, per intenderci, che è una superficie specchiante, lui ha pensato di avere questi cartoni riciclati, rivestiti di Domopak, che si smontano, perché vedete che c'ha delle linguette, quindi diventa una roba piatta. La bottiglia si mette a cavallo qua in mezzo
Il dopo, cioè la superficie specchiante, riflette e amplifica, infatti si chiama amplifica i raggi UV del sole, e quindi anziché impiegarci 12 ore, in 4 ore hai purificato 1,5 litri d'acqua, che sembra poco, però per gente che è abituata a consumare 20 litri di acqua, una famiglia di 4 persone al giorno, capite, avere 1,5 litri d'acqua potabile senza avere problemi fisici. Non l'ho detto prima perché non mi sembra, come posso dire, la soluzione. E ogni giorno muoiono 5.000 bambini perché bevono acqua impura, ma muoiono per la diarrea, che è una roba che uno dice non è possibile, siamo nel 2015 eppure i bambini muoiono per la diarrea. Perché la dissenteria legata dagli agenti patogeni così incredibili gli scombussola completamente l'intestino, non hanno medicine di pronto intervento, 2 giorni morti, e ne vogliono 5.000 al giorno, una roba di questo genere. Allora il fatto che 2 designer giovani si sono posti il problema in un modo semplice ma efficace, avessero fatto questo tipo di ragionamento, secondo me era di grande cultura, di grande attenzione. Poi c'è tutta un'altra situazione, visto che il tema comunque è quello del legato all'artigianato, legato alla situazione più vicina a noi, più vicina al workshop. Ci sono 2 libri che secondo me voi siete obbligati a leggere. Uno è L'uomo artigiano di Richard Sennett, che pone il paradigma se a oggi i saperi dell'artigiano hanno più valore dei saperi industriali, e quindi se l'architetto o il designer deve indirizzarsi in qualche modo più verso l'appropriazione, la collaborazione artigianale, o se viceversa, dato che il design si chiama disegno industriale, l'artigiano dovrà sopperire e tutti i nostri saperi della manualità e della capacità andranno persi a favore di una produzione seriale uguale per tutti, e quindi diventeremo tutti con lo stesso cellulare, tutti con la stessa casa con i mobili comprati all'IKEA, tutti con le stesse scarpe, tutti con lo stesso taglio di capelli, e vai dal liar design, o tutti con lo stesso chef che preparerà tutte le stesse cose per tutti. Perché questa è un po' la situazione. Questa è l'altra fotografia di come funziona, eccolo qua, visto da un fianco. O se come questo invece, perché queste sono le 2 facce della stessa medaglia. Stefano Miceli dice l'innovazione nelle mani italiane, quindi le industrie invece. Futuro, cioè, ci sarà un futuro per gli artigiani o no? Allora, secondo me è giusto che ognuno di noi, per farsi la giusta e corretta sua posizione, debba leggerli tutti e 2, uno da un lato e uno dall'altro, per poi capire anche come posso dire, mentalmente a che cosa più si sente vicino. Se pensare, progettare, studiare e far produrre in un certo modo delle cose, o se indirizzarsi verso la grande azienda che oggi è quanto mai in crisi, ma una crisi di consumi, per cui vale la pena di continuare a pensare, di progettare, di far tutte le robe che poi la gente non compra perché sono tutte omologate, sono tutte uguali, e soprattutto poi la gente non ce la fa arrivare a fine del mese, o è meglio ragionare su delle cose artigiane fatte ad hoc, che si possono riparare, che si possono smontare, disassemblare, trasportare, cioè c'è tutto un mondo e un concetto diverso. Questi che vi faccio vedere, pensando, l'abbiamo selezionati con Cinzia, è questo concorso che noi abbiamo fatto 4 anni fa col Comune di Milano a dei giovani, il quale il Comune gli ha dato 15.000 euro per uno, questi 3 hanno preso 15.000 euro per uno, ma li avevano obbligati, e noi avevamo voluto questa, che facessero il prototipo. Uno di questi che ha vinto aveva notato che, questo accade a Milano, ma penso che accada anche a Lecce, quasi tutti si portano dietro la classica bottiglietta d'acqua, fonte di inquinamento, tutte le cose che abbiamo detto. Allora lui aveva pensato ad una bottiglietta personalizzata in silicone, richiudibile, colorata, e quindi ognuno di noi poteva avere la propria bottiglietta che poteva usare a tempo indeterminato.
quando era vuota la schiacciavi nelle borse delle signore, che sono normalmente sempre un casino, ci trovi di tutto, ci stava anche questa. Quando era piena l'avevi e la potevi riempire da qualsiasi parte, in ufficio, a scuola, all'università, al bar, alla vedovella dei giardini pubblici, dove. Quindi non avevi più bisogno di posso comprare. Voi pensate solo che questa cosa era stata nel 2010 già pensata per l'Expo nel 2015. I cinesi a oggi hanno comprato 3 milioni di biglietti per venire all'Expo. Se ognuno comprasse una bottiglietta d'acqua, ne compreranno di più, sarebbero 3 milioni di bottigliette d'acqua in giro per Milano. Il fatto che se questo progetto e questo prodotto fosse entrato in produzione, di sicuro solo per l'Expo avremo 3 milioni di bottiglie in meno, solo per la parte dei cinesi. Poi pensate alle altre popolazioni o agli altri turisti che arriveranno, capite che l'impatto ambientale rispetto a una cosa di questo genere è straordinario. Poi c'era l'altro progetto che aveva vinto, si era inventata una fontana portatile per i grandi eventi. Io sono stato qua da voi insieme a Cinzia a vedere la notte della Taranta, anche quest'anno, e mi sono sempre stupito dicendo: ma se uno sta male, ma se a uno gli viene un collasso cardiaco e ha bisogno di essere curato, bagnato, muori in mezzo lì. Allora invece c'era questa idea di avere delle fontane portatili che ogni tot numero di persone, tot numero di percorsi erano a disposizione del pubblico, non c'era da pagare nulla e soprattutto non sprecava l'acqua, perché c'era un sensore per cui tu appena ti avvicinavi o con la mano o con la bocca, questa erogava già acqua fresca. Ed è stato vincente questa cosa qua, perché pensate che finito l'evento tu la smontavi, cioè la scollegavi dalla condotta principale là, te la portavi via, la potevi portare allo stadio, la potevi portare ad un altro concerto, ad un altro evento, in un parco cittadino, perché in quel fine settimana si faceva una manifestazione particolare. Quindi non era neanche più dedita ad atti di vandalismo. Tu la installavi, quando avevi finito l'uso, la toglievi, la portavi in deposito, ripulivi il filtro, e la ristallavi la prossima volta. Anche questa non è mai entrata in produzione. Il designer è una donna spagnola, di dov'è che era, Cinzia? Catalana, non mi ricordo. Ha preso i suoi bei 15.000 euro, ha fatto il prototipo, un'azienda di qua, molto bello, che abbiamo noi, però non è mai entrata in produzione. E l'ultimo è un oggetto piccolo, che è una roba che potreste progettare voi e prototipare con le nuove stampanti, è un riduttore di pressione che si attacca ai rubinetti, però questa ragazza l'aveva pensata da vendere in un kit che trovavi dal supermercato alle tabaccherie, come i gratta e sosta o i cosi per pagare la sosta della macchina, e c'aveva un passo che era adattabile a tutti i rubinetti, perché poi, come succede con le maledetti ricariche dei cellulari, ogni azienda che fa rubinetti si è fatto il suo passo, per cui gli adattatori o li compri da loro o muori. Allora l'idea di questa ragazza era quella di avere un adattatore, e che per poterlo montare la chiusura che servava da tappo, lo vedete, fosse la chiusura che servava da tappo qua, era quello che ti consentiva, mettendo il riduttore di pressione qua, di poterlo abitare direttamente al rubinetto, di qualsiasi tipo di rubinetto. Oggetti semplici, però che hanno al loro interno un concetto principale: la riduzione del consumo dell'acqua, una progettazione architettonica e industriale di un certo tipo, e un impatto ambientale che va a ridurre sensibilmente quello che sono i consumi e gli sprechi in giro per il mondo. Questi sono tutti esempi che secondo noi dovrebbero in qualche modo farvi capire che la professione oggi del designer o dell'architetto è come quella di un grande direttore d'orchestra, che sa suonare tutti gli strumenti, ma che fondamentalmente si limita a concertare e a dirigere. La buona riuscita di un progetto è quando le quattro componentisti, chi progetta, chi produce, chi prototipa, chi distribuisce e chi compra, sono esattamente tutte allineate con la stessa veduta. Quando salta una di queste cose, il progetto non funziona. Quindi le aziende non vendono, la distribuzione fa fatica, i consumatori non acquistano e i progettisti rimangono
al palo, perché un ulteriore lavoro da quell'azienda non lo riceverete mai. Allora forse anche lì va capito, le aziende del territorio o no sono in grado, sono capaci, oppure noi dobbiamo come progettisti prefigurargli un altro scenario sul quale poi loro devono intervenire e lavorare, perché forse vale la pena pensare questo. Cioè, io personalmente con Cinzia abbiamo detto, piuttosto di disegnare un nuovo divano, a noi ci piacerebbe disegnare una nuova bottiglia dell'acqua, un nuovo percorso, un nuovo processo per cui la gente non avesse problema a, come posso dire, lavorare o reperire o avere dei problemi di salute sul tema dell'acqua. Però sai, voglio dire, questo è uno spazio aperto, è un grande spiraglio. Poi ognuno di voi nel proprio fare quotidiano deve capire esattamente dove andare a beccare certo tipo di competenze, di capacità, se uno c'ha voglia, se uno c'ha voglia di rimettersi in discussione e ritornare a studiare. Noi sappiamo, ve lo facciamo normalmente, spendiamo un capitale di libri, perché noi ancora oggi studiamo, non c'è nessun tipo di conoscenza o nessun tipo di professionalità se non attraverso la cultura di quello che hanno fatto gli altri e trasferire poi quei saperi attraverso il proprio fare professionale. Se non c'è questo travaso di cose, uno sì, ok, ha fatto la laurea, si è laureato, e poi rimane fermo e rimane al palo. Perché questa è un po' la cosa che mi sento di dirvi e di dire anche a nome di Cinzia Concari, che è il presidente dell'associazione H2O, perché poi alla fine questo tipo di progetti, questo modo di operare implica una grande voglia di rimettersi in discussione, una grande capacità di e volontà di dire, nonostante, come abbiamo detto prima, gli schiaffi in faccia, le istituzioni che non ti danno retta o le difficoltà anche economiche che capiamo che possano esserci, però mi devo dare un traguardo, una dirittura d'arrivo. Se manca anche questa diventa ancora più complessa e più complicata. Penso che poi ci sono anche le organizzatrici che le sanno sicuramente più di me, perché hanno messo in piedi questa bella panoramica di saperi diversi. Sia importante che all'interno del laboratorio poi voi finalizziate un po' quello che è il discorso di questo scenario che vi abbiamo fatto vedere, perché pensare di fare con le stampante 3D un paio nuovo di occhiali, che è un oggetto piccolo, o una nuova tazzina nel caffè, che ci può stare. Non so forse a livello di utilità e di servizio se sia giusto. Cioè, oggi io penso sempre che questi tipi di ausili, questi tipi di tecnologia devono essere dei mezzi per migliorare la qualità della vita dell'uomo. Se questi mezzi non aiutano e non migliorano la qualità della vita dell'uomo, forse non mi servono. Cioè, adesso poi la dico così vi mettete a ridere, ma lo dico in modo provocatorio. Nell'ultimo libro che avevo scritto c'è una prefazione che io ho fatto, dove dico che mi sento come un diverso, ma non un diverso sessualmente, un diverso, mi sento un po' un diverso, perché io ho un cellulare dove non faccio le riprese, non faccio le fotografie, no, c'è la roba, è vecchio, ma non vado in giro con iPod, iPad, iper connesso, due cellulari. Ho visto delle persone ultimamente che ce ne hanno due o tre, che stanno ore e ore al telefono. Infatti ogni tanto quando li vedo anche in treno io dico, ma questo è quanto cazzo guarda, cioè, che contratto ha chiuso? Cioè, ha chiuso 20 milioni di euro di contratto per stare due ore al telefono sulla tratta da Milano, cioè, non lo so io, cioè, cosa fa? È il nuovo dirigente dell'ENI, è lo Scaroni della situazione, è la Letizia Moratti della... E questa roba va a tutti i livelli. Cioè, va dalla donna di servizio che c'ha un cellulare, e a Milano abbiamo una signora che ci aiuta in casa, c'ha un cellulare grosso così, no? Poi dopo cosa succede? Che perde i numeri. Non siamo più nella cognizione della roba, no? Cioè, tu dovresti avere una roba che tu c'hai, una roba che dovrebbe, vai su Marte quasi, e dopo però ti perdi i numeri. Cioè, non lo so, non ho capito io. O quelli che nel libro dico che ogni tanto quando mi è capitato di andare in piscina, in palestra, mi sono sentito ancora più un diverso, perché ero l'unico che non aveva i tatuaggi.
E allora ho detto, ma forse cioè, sono io che sono fuori, ormai sono vecchio, uso un termine volutamente forte, sono un po' rincoglionito, e allora i tatuaggi non li faccio, ho paura del dottore, non vado dal dentista perché ho paura, dico, devo mettermi là, sdraiato, sì, disegnami l'araba fenice, scrivimi, mamma ti voglio, cioè, non se ne parla neanche, cioè, ma neanche a morire, potrei morire là sul lettino del tatuatore. Di sicuro poi i soldi del tatuaggio, che normalmente uno non ce n'ha mai uno, ho capito, perché ho studiato anche quello, normalmente come minimo devono essere tre. Allora, dico, cazzo, cioè, questa gente anziché comprarsi dei libri, gli italiani sono i peggior lettori di tutta Europa, però abbiamo tatuaggi da tutte le parti. E anche nelle spiagge salentine, dove ogni tanto mi capita di andare, vedi delle robe assurde, no? Che poi anche lì non è che faccio l'esteta, ci mancherebbe, però se vedi una bella ragazza che ha anche un bel tatuaggio, la solita tipo Belen, la farfallina e le robe decorate qua al bordo del costume, dice vabbè, ci può, cioè, non, però dice vabbè. Ma se vedi le signore che hanno in età, con magari già un po' la pelle cadente, e le robe che hanno anche i tatuaggi, dice forse era meglio che non lo facevano, forse magari so, si compravano qualcos'altro. Magari qualche crema in più, ma no quella roba lì, perché è uno schiaffo alla bellezza. E dato che io penso che la bellezza, come diceva il mio presidente dell'ADI qualche giorno fa al seminario qua a Lecce, è uno dei motivi per cui forse, non solo lui l'ha detto, ma anche altri critici, potrà salvarci da questo tipo di situazione di crisi, ritorniamo tutti ad avere un minimo più di decenza e una maggior consapevolezza di quello che facciamo. Vi ringrazio per ora, se avete qualche domanda sono a vostra disposizione. Fatemi qualche domanda, però non state zitti e muti come dei pesci, perché veramente sennò mi sembra di aver parlato al vento. Non ho, ti giuro che non ho capito. No, nei tempi della ceramica, no, io ho fatto un'altra roba di quelle più, adesso se la trovo perché qua vedo di capire cosa riesco a fare. Il tema della roba della ceramica e l'argilla, c'è tra l'altro perché io vi volevo far vedere un video che però non riesco. C'è un architetto che si chiama Ugo La Pietra, che secondo me voi potreste poi andare a guardare come posso dire, come grande e particolare che ha fatto un grande lavoro, un grande esperimento sia sull'artigianato e l'argilla. Tra l'altro oggi è il 25. Oggi inaugura la sua mostra a Milano, alla Triennale, proprio su questo tema, cioè 50 anni, una mostra, come posso dire, antologica. Lui tra l'altro è molto amato qua in Puglia perché è uno di quelli che ha progettato il Museo della Pietra. Lui si chiama Ugo La Pietra, ragazzi, cade a pennello, no? Però fondamentalmente ha lavorato con i vari comparti della ceramica, tra cui ha fatto, è più vecchio di me, iniziamo a mettere i puntini sulle i, così se no è più vecchio, sicuramente anche più bravo, però per esempio ha lavorato con la ceramica, con le aziende, le piccole realtà di ceramica di Caltagirone, e ha fatto una roba, secondo Cinzia, secondo me, noi siamo andati a vederle là sul posto, straordinarie. In occasione dei 150 anni dell'Unione della Repubblica Italiana ha disegnato delle teste, sapete che in Caltagirone, in Sicilia c'è questa cosa, e ha reinventato queste teste che normalmente sono le solite, i mori, la regenza, un po' come quelle che ci sono qua normalmente sulla carta pesta e sono solo legate ai temi ecclesiastici. L'ha fatto con... reinventando per ogni regione un decoro con una testa. Sono andati a Ruba, costano un botto, io me la comprendevo, costano 600 euro l'una, vendute tutte.
Poi cosa si è inventato? Ha fatto un'altra cosa, sempre sulla ceramica, reinventando tutto quello che erano i personaggi, le architetture felliniane nei suoi film. Quindi sapete, le donne felliniane sono sempre abbastanza corpose, e ha fatto tutte queste piccole ceramiche, che non sono neanche ceramiche d'autore, ma sono proprio scenari della grande piscina con la donna panciuta sopra, del grande oggetto di design rivisitato e corretto, del grande vaso con dentro la città. Ha fatto proprio tutta una serie di, come posso dirvi, particolari oggetti che rappresentavano, o quello che secondo lui rappresentavano, la vita sociale in quel momento. Questo è un modo come, voglio dire, la cultura attraverso l'espressione formale di un materiale si traduce poi in un oggetto. Allora, di esempi di questo tipo poi se ne possono trovare diversi. Allora, l'importante è capire, poi per esempio, pochi lo sanno, Frengeri, che è l'architetto che ha fatto il Guggenheim a Bilbao, ultimamente ha vinto anche un grandissimo premio, poi ha vinto il premio Pritzker. A, non è architetto, ha studiato successivamente, e B, un ceramista. Per tornare al discorso della scatola magica e dell'iperconnessione, lui non fa un disegno col computer, lo fanno i suoi assistenti, ma lui non fa un disegno col computer, lui lo fa come mano, è come Dalisi, lo fa come mano, lui prende la carta, scotch, attacca, fa le robe, e addirittura l'IBM, proprio perché ha questa cultura della materia, delle mani, gli aveva studiato un programma di computer apposta che attraverso un lettore scanner lui passava questo attraverso le varie facciate di questi suoi prototipi e automaticamente li trasferiva sul computer per diventare disegni. Quindi qui pone anche l'altro problema: è giusto che sia tutto? A me personalmente piacciono più i disegni fatti a mano, i disegni fatti a computer mi sembrano asettici e impersonali, però questo, ripeto, è sempre un mio. Tadao Ando, che è un altro legato ai materiali e alla ceramica, è un altro di quelli che lui non solo non disegna col computer, ma ha questo rapporto, come posso dirvi, di grande amore, di grande rispetto per i materiali. Anche lui non è un architetto, ha studiato dopo, era un boxer, quindi con le mani si difendeva, e ti diceva nell'ultima intervista in questo suo filmato nel passato storico: l'architetto e il designer sono come i boxer, devono difendere il loro progetto da soli. Allora, da tutto questo tipo di casistica capite che poi il rapporto con le proprie mani e rispetto al materiale è prioritario rispetto a quello che è il nostro lavoro, e soprattutto quando hai a che fare con un materiale duttile, come giustamente diceva prima l'argilla. Però l'argilla non esiste, fin dai tempi degli assiri babilonesi che costruivano i mattoncini per farci, se non esiste l'acqua. Per cui fondamentalmente non è con questo che voglio fare il solito, come mi dicono, se so per solito rompiscatole che poi alla fine porti tutto là, però la realtà è questa qua. Oggi l'argilla, i mattoni esistono perché c'è l'acqua e ci sono delle fornaci che attraverso l'acqua fanno dei blocchetti che poi vengono adoperati nell'edilizia. Ma se manca l'acqua, il famoso 2000 e passa, ci sarà qualche problema, perché o troviamo qualche altro materiale, compreso l'argilla, per fare delle cose, e quindi i mattoni, e quindi banalmente il calcestruzzo. Calcestruzzo, se non c'è l'acqua che fa l'amalgama, non funziona. Tu puoi avere la sabbia, può avere l'inerte, ma ci vuole l'acqua. Fatto sta che una serie di ragazzi calabresi, di cui uno ha studiato architettura e l'altro ha fatto economia e commercio a Milano, si erano inventati una macchina per fare il cemento a chilometri zero. Questa macchina è una delle start-up calabre. Questa macchina nessuno gliela voleva produrre. Questi ragazzi sono andati, due fratelli, sono dei genitori, si sono venduti la macchina, hanno venduto il box, hanno messo una fideiussione sulle proprietà di famiglia, e finalmente la banca gli ha dato i soldi. Hanno iniziato a produrre questa roba perché la portano in cantiere,
fa l'analisi dei materiali di risulta e automaticamente trita, schiaccia, compatta, fa, tu gli aggiungi l'acqua e fa il cemento. Capite che questo vuol dire un enorme cambiamento della cantieristica nei cantieri grandi e piccoli, perché tu non hai più smaltimento di rifiuti edilizi. Non è poco, eh? Se pensate in un'Italia dove la gente fa le buche, ci mette i materiali tossici e poi scappa via, il fatto di non avere più questa roba qua, che sono una maggioranza enorme di rifiuti edilizi che la gente non sa più dove mettere, questi vengono riutilizzati per essere impiegati di nuovo nelle nuove costruzioni. In Italia hanno venduto 3 macchine, in giro per il mondo ma stanno comprando tutti. Allora forse il discorso che va fatto va sempre ragionato su pensare in un modo più locale, a seconda di quello che sono le proprie esperienze, ma sicuramente avere uno sguardo e un orizzonte molto ampio, perché se è vero, questo non lo dico io, lo dice la Banca della Sanità, lo dice l'ONU, lo dicono tutti i report del mondo, che l'acqua avrà un suo picco nel 2027, cazzo, bisogna trovare un rimedio o dei materiali alternativi, o bisogna capire esattamente come muoversi prima di quella data, perché se no, adesso poi ripeto, io sono vecchio oramai, infatti ho la tecnologia dei Flintstone, come dice Cinzia, però tutto questo progetto di consapevolezza, di sostenibilità e di cosa, non è fatto né per me né per lei, è fatto per voi o per chi verrà dopo di voi. Perché nel 2027 io avrò 80 anni, sarò ancora più rimbambito di quanto sono rimbambito ora, ma chi nel 2027 magari si è già sposato e avrà qualche bambino di 1, 2 anni o 5 anni che gli chiederà, ma scusate, ma perché non ve ne siete accorti prima? Cosa serve questo coso qua? Perché abbiamo i bagni con un rubinetto che non viene giù l'acqua? Cosa servono le cisterne? Cioè c'è proprio un cambiamento radicale nel pensiero, anche attraverso l'acqua, in funzione dei materiali e in funzione di cosa si produce. Per cui è proprio una, come posso dire, sembrano slegate tra di loro, ma sono molto più, come posso dire, legate che non queste cose qua, no? O queste. Questa poi è la realtà che noi abbiamo visto e abbiamo fotografato. C'è di gente che quindi questi ragazzi qui avranno schiacciamento delle verticali, delle cervicali, e quindi nel tempo avranno problemi di salute, avranno problemi in vecchiaia. O questa è l'acqua che bevono tirata su dalla pompa. Per cui capite che gli serve per sopravvivere, non passiamo neanche al fattore produttivo, gli serve per vivere. È diverso ancora, perché se uno è messo nella necessità è un conto, se uno la necessità non ce l'ha e deve ragionare su altre cose è diversa, no? Perché poi questa per esempio è una cosa che potrebbe essere fatta anche in ceramica, ma peserebbe molto, ed è quindi la Daniela Puppa, che è la progettista che l'ha fatta, ha pensato ad una, chiamiamola un contenitore da poter mettere sulle spalle o da poter mettere sulla testa, perché poi, come posso dire, togliere anche un'abitudine a delle persone che da sempre portano le robe sulla testa, contiene 20 litri d'acqua, per cui sono 20 kg, provate a mettere 20 kg sulla testa e fare 6 km, arrivate dopo 200 metri che prendete e la tirate via. Che però nel percorso, attraverso, vedete, quella parte grigia piccolina che sta in mezzo, sono degli ioni attivi e purifica l'acqua. Per cui ognuno di noi come progettisti ha pensato quantomeno di trovare una forma e una funzione. Sicuramente non sono progetti che non sempre vengono capiti al momento. Questo, per esempio, è di giovani. Due giovani ragazzi che sono venuti da Cinzia, da me, non erano ancora laureati, sono di Genova. E come si dice in genovese, un belino, un bel anno, abbiamo fatto un bel progetto. E ci hanno fatto vedere. Noi quando l'abbiamo vista abbiamo detto, cazzo, siete bravissimi. Cioè, io non ci sarei mai arrivato. Siete veramente bravi.
problema in Africa, hanno tutta la parte dei copertoni delle macchine che vengono cambiati, vengono abbandonati e non riescono a riciclarli. Problema dell'acqua, problema del peso di questa roba qua. Allora cosa succede? Questi hanno preso i vecchi copertoni, gli hanno messo una coppiglia e quindi hanno fatto un contenitore, hanno messo i vecchi tubi che si trovano sparsi in tutta l'Africa e li buttano via, e hanno fatto una specie di, come posso dire, carriola dell'acqua, che tanto andando l'acqua si ossigena poi continua a muoversi col movimento della ruota all'interno della destinazione di dove devono andare. Questo progetto semplice, banale, stupido, ma ci sono arrivati prima loro, per cui chapeau, tanto di cappello, è stato adottato dalle Nazioni Unite, dall'UNICEF. L'UNICEF ha forzato due italiani che sono conosciuti nel mondo come i rappresentanti del bel canto italiano, da Pausini e Bocelli. Volevo farvi vedere questo filmato, ma se voi digitate su Google Bocelli Pausini dare tu live, viene fuori il filmato di questa cosa qua, dove la prima immagine, e poi durante tutto il filmato della canzone, perché cantano insieme, fino alla fine, c'è un bambino di colore che in mezzo alle dune del deserto porta a spasso questa roba qua all'unico albero presente. Il picco di conoscenza all'interno del nostro sito internet dopo la messa in onda di sta roba qua è salito alle stelle. Quando siamo andati a Montreal, Ottawa, a Toronto, era nel clou di questa cosa, per cui poi c'era Bocelli, ha fatto il concerto a New York, per cui diventavano pazzi. Cioè, noi in mezzo alle presentazioni, alla fine mettevamo il video di questa roba qua, la gente diventa, dice, no ragazzi, siete i nuovi messia dell'acqua, avete raccolto i migliori progetti per raccontare l'acqua e il fabbisogno dell'acqua nel mondo. Ma noi alla fine abbiamo fatto, come dicevamo prima, i direttori d'orchestra, cioè abbiamo studiato, abbiamo messo in rete, in linea, tutti coloro che si sono occupati di questo tema e li abbiamo uniti da un sentimento comune, il risparmio idrico attraverso la cultura del progetto, punto. E così è stato fatto, ma se voi andate a vedere questo video vedrete che troverete questo progetto, sembra che adesso lo ammettano in produzione, e naturalmente i due ragazzi hanno detto, cioè, una all'associazione, no, ci mancherebbe professore, appena va in produzione una ve la portiamo noi, così ci parliamo, vediamo, però è questo il termine. Questo invece è un altro progetto che è stato fatto da Alberto Meda e Gomez Paz, dove attraverso il sistema solare con una superficie specchiata, riprende un po' l'idea dell'amplificatore, può purificare l'acqua, perché in Brasile invece purificano l'acqua mettendolo sui tetti di Eternit, quindi abbiamo le bottiglie di PET che sono cancerogene, più l'Eternit che va sopra, l'effetto solare, e poi si bevono questa miscela, come posso dire, micidiale. La realtà poi è questa qua che vedete, cioè, la gente che in territori dove non piove alcune volte anche da qualche anno, la situazione è questa, o questa, o questa qua, per cui il rapporto tra il materiale e anche il luogo dove si va a pensare o per il quale si va a pensare un progetto di questo tipo è proprio questo. Per esempio, ho selezionato, pensando alla ceramica, ma non alla ceramica in senso piccolo, ma un progetto più ampio, questo designer si è inventato un WC che va ad enzimi e quindi non consuma acqua, no? È già stato prototipato, nessuna azienda lo vuole produrre, perché produrlo vorrebbe dire cambiare la catena produttiva di tutto. Pensate che impatto incredibile avrebbe una roba. Quindi è lì, è fatto, è prototipato, funziona, ma non lo vuole produrre nessuno. Oppure questo invece è fatto in plastica volutamente perché è dedicato alle popolazioni nomadi. Problema di più, perché nessuno ci ha mai pensato, le popolazioni nomadi non vanno a cagare, non vanno alla pipì, cioè mangiano solamente e non espellono. E ragazzi, poveri cristi, anche loro andranno a fare i loro bisogni. Allora questo signore canadese si è inventato una toilette, l'ha chiamata Dignity Toilette, cioè una roba
dignitosa, portatile, pulibile, che le popolazioni nomadi possano trasportarsi nei loro vari accampamenti. Semplice, eh? Banale anche se vogliamo, però è un bisogno. Pensate in Africa quante popolazioni nomadi ci sono, pensate in Australia quante popolazioni, in Sud America quante. Quindi certo aumenteranno, ma certo, ma per quello che l'ho detto prima, forse il bisogno deve essere ragionato nei termini diversi, cioè forse non c'è più bisogno di un nuovo divano, ma c'è più bisogno di prodotti, progetti, e quindi l'uso dei materiali consoni a quello che uno pensa attraverso, se siamo in un posto dove c'è tanto materiale di argilla, la ceramica, se non siamo in una situazione in cui bisogna pensare ad un progetto e ad un oggetto che abbia, essendo nomadi, facilità di trasporto, facilità di pulizia, possibilità di essere svuotarlo e travasato, cioè, va ragionato, no? E quindi questa è un'altra cosa, questo ve l'ho già fatto vedere prima, e queste invece sono le robe che troviamo in giro per il mondo per il recupero dell'acqua dei tetti, della pioggia. Oppure queste sono altre cose che ho visto anche qua a Lecce, dove ci sono una modalità per nascondere questi obrobri dei cassonetti che contengono la spazzatura della città. Oppure l'altra cosa che raccontavo a loro due è che l'ultima volta che siamo andati a New York abbiamo visto che per, non dico abbellire, però per giustificare e in qualche modo mettere in rilievo tutte le cisterne dell'acqua che sono su tutti gli edifici di New York, tutta una serie di artisti hanno pensato di iniziare a decorarle, che sembra una stupidaggine, ma è venuto fuori uno skyline completamente diverso, perché tanti artisti si sono adoperati a decorare in un modo diverso a seconda anche della propria cultura, cioè non ci sono solo nordici o solo americani, ci sono rappresentati tutti i paesi e tutte le culture che sono presenti a decorare le cisterne dell'acqua, e hanno fatto proprio una mappa dello skyline delle cisterne dell'acqua. Chiaramente erano in metallo, erano resistenti, ma per esempio noi quando siamo tornati da Tel Aviv, da Gerusalemme e da Hebron, lì ci sono fatte in plastica, non sono fatte in lamiera, alcune sono delle robe fatte in acciaio, ce ne sono fatte in ogni materiale. E poi tu c'hai il balcone proprio qua, cioè la riga, forse sicuramente è meglio vedersi un grande murale sulla cisterna d'acqua e vedersi questo sifolone là così di acciaio o quello che è, o questo qua fatto così. E vedete in giro quante ce ne sono, eh? Questo è proprio a ridosso del ponte. Però insomma io penso che anche la situazione dei materiali sia completamente in evoluzione, e soprattutto sia da ripensare il discorso di adoperare dei materiali che siano il più naturale possibile, che sia il più sostenibile possibile per un territorio e che siano possibilmente, in caso di rottura, o riparabili o quantomeno siano, posso dire, riciclabili, disassemblabili. Perché uno dei grandi problemi è che la gente poi, quando diventa troppo difficile disassemblare e riutilizzare le robe, butta tutto in mezzo alla strada. Vi faccio un esempio banale, perché proprio tornando al discorso degli iperconnessi e scatola magica. In America mi sembra che solo quest'anno sono stati buttati nella pattumiera qualcosa come 600 milioni di PC. Sapete dove vanno a finire i PC americani? Vanno a finire in India. In India li svuotano delle parti metalliche di rame, di oro e argento che ci sono presenti nelle varie, e gli rispediscono le casse vuote di nuovo in America. L'America ha dei problemi, il suo debito è stato comprato dai cinesi. Gli indiani sono una società che è considerata terzo mondo, adesso sono più ricchi degli americani. Quando abbiamo conosciuto un grande personaggio che aveva comprato anche un marchio di frigoriferi italiani, lui ha detto: sì, l'ho comprato perché mi piaceva, ma fondamentalmente non me ne frega niente. Io voglio vendere un frigorifero a ogni famiglia indiana.
siamo 1.700.000.000, ma cosa volete che me ne freghi a me di vendere un frigorifero agli italiani? Non mi può interessare nulla. Allora, questo tipo di situazioni, questo tipo di cose cambiano e spostano anche l'orientamento del progetto, perché sembra una roba di macroeconomia su scala globale, ma invece va a incidere anche sull'economia del nostro paese, no? Questo è un esempio molto, molto pratico. Quindi anche l'utilizzo dei materiali, se sono materiali di, come posso dire, basso costo, ma che contengono un concetto e un'idea, possono farla da protagonisti rispetto anche ad altri materiali che invece costano molto di più e che magari non hanno nessun tipo di appeal nei confronti della gente. Però è questo un po' il gioco delle parti, no? Cioè va assolutamente rivisto e ricorretto e ripensato la modalità non solo del prodotto e dell'oggetto, ma i materiali con i quali si fa per il paese col quale si intende dialogare e iniziare un rapporto di collaborazione e di produzione. Avete qualche altra domanda? Niente, tutti muti. No, sono stato chiaro, avete capito se c'è qualche cosa che non era. Ci spieghi brevemente.